Questo è l'applauso che si unisce agli applausi di tutti gli italiani per le persone che stanno facendo tanto per noi cittadini, per noi italiani, persone che hanno anche perso la vita per noi. Quindi questo applauso è per loro. Sul nostro canale Diretta Web Teatro e Musica stanno arrivando una serie di messaggi ed è bello perché continuate a mandarli, perché adesso ve ne voglio leggere uno che mi ha particolarmente colpito. È una nostra amica, una ragazza, una signora belga che vive in Germania e che scrive: l'Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, è come quella che le altre se le mangia perché è nata bella, più bella di tutte, e le altre se le asfalta. L'Italia è come quella più ingegnosa che ha le mani di una fata, che si inventa mille cose perché è piena di risorse, sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza. Non c'è niente che non sa. E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e cade, la platea delle sfigate esulta. E la rabbia delle poverine gelosite, quelle al buio, perché lei comunque è bella anche quando cade a terra. Ma l'Italia è una tipa con stivale tacco 12, ovviamente made in Italy, che nessuno sa portare meglio di lei. Solo il tempo di rialzarsi. Io ti voglio ringraziare, amica, io spero che tu ti faccia sentire, perché vogliamo capire chi sei. Sei un'anima bellissima. Questo maledetto virus ci ha tolto anche un gesto quotidiano bellissimo, che è quello di stringersi la mano, no? E a questo proposito io vi voglio dedicare una canzone proprio che parla delle nostre mani. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedo un aiuto ti tendo la mano. E prendi la mano e dammi la mano, e prendi la mano e dammi la mano. Il padre il bambino lo tiene per mano, c'è tutto un destino in un palmo di mano. Un po' più d'effetto. Le mani che sanno parlare, che sanno guarire, che sanno pregare. Le mani legate, le mani ferite, le mani pulite. Saluti ruffiani, baciamo le mani, caliamo i calzoni e in alto le mani. Chi prende il potere allunga le mani, chi spinge un dovere se ne lava le mani. Le mani che sanno tradire, che sanno soffrire, che sanno sbranare. Le mani spietate che danno la fine, le mani assassine. Assassine. Apriamo le mani più avare, che stringono ancora quei 30 denari. Mettiamo le mani sul cuore, più sono sincere, più danno calore. Le mani, che sanno di mare, che sanno di terra e che sanno di pane. Battiamo le mani per farci sentire più forte le mani, le mani. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu.
E allora, vi dicevo prima che ci arrivano dei messaggi sul nostro canale diretta web Teatro e Musica. Ve ne voglio leggere un altro, che ho pubblicato ieri sulla pagina Facebook, ma ve lo voglio riproporre. Un'altra amica, fatti sentire, vediamo chi sei, vogliamo proprio vederti, casomai ci mandi una foto. E dice, io sono sicura che se gli italiani escono da questo incubo, nessuno riuscirà a fregarli mai più. Stiamo facendo gli antivirus in tutti i sensi, sei troppo forte. Vi ringrazio, grazie Alberto, e ci vediamo alle 18. Le 18 con una canzone bellissima, Azzurro, la canteremo tutti insieme. E ospite del nostro canale YouTube sarà la mia amica, la grandissima Manuela Villa. Ci vediamo alle 18, mi raccomando, non mancate. Ciao!